insegno project management e gestione dei progetti nella laurea magistrale in ingegneria gestionale. Quanti di voi intendono continuare gli studi in una laurea magistrale? Quasi tutti. Quanti di voi intendono proseguire gli studi in ingegneria in una laurea magistrale in ingegneria gestionale? Già qualcuno di meno. Quanti in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino? Un po' di meno ancora. Va bene, un sottoinsieme. Allora, questa presentazione la faccio ogni anno alla fine del terzo anno di laurea di primo livello per coloro che intendono eventualmente proseguire la laurea magistrale qui da noi in ingegneria gestionale e quindi illustrare già, quindi a questo sottoinsieme di persone che hanno alzato la mano l'ultima volta, illustrare le opportunità dei percorsi internazionali che abbiamo e che offriamo qui. Percorsi internazionali che sono di due tipi, o il progetto Erasmus, che vi consente di andare via 6 mesi. Qualcuno presente qui ne ha già approfittato, no, magari non è qui, ne ha già approfittato nella laurea di primo livello, ma le opportunità sono poche. Io coordino le attività dell'internazionalizzazione del programma di laurea e abbiamo creato negli ultimi anni numerose opportunità, però devo dire che concentriamo gli sforzi sulla laurea magistrale, quindi c'è molta offerta di opportunità all'estero, però sulla laurea magistrale. Perché riteniamo importante l'attività all'estero? Perché un curriculum si completa con l'attività all'estero. È importantissima l'attività professionale, quindi il vostro tirocinio, lo stage, nell'ambito della laurea magistrale avrete la possibilità di farlo, è anche significativo, 6 mesi in un'azienda, lavorare, preparare la tesi finale, ma a volte non basta il tirocinio, ci vuole anche una riga molto importante dell'esperienza internazionale. Esperienze internazionali che potreste maturare o direttamente andando a fare la laurea magistrale all'estero, e siete liberi di farlo, ma vuoi per ragioni familiari, per budget familiare, per varie opportunità di vita, magari non state considerando questo aspetto, potreste considerare invece di continuare gli studi in una laurea magistrale qui da noi e fare un periodo all'estero, o 6 mesi in Erasmus, oppure, noi crediamo sia molto più importante, l'esperienza annuale o addirittura quella di 1 anno e mezzo, e quindi l'esperienza immersiva della doppia laurea, che è la vera esperienza internazionale, che consente non solo di andare 6 mesi a fare la festa Erasmus e a bere la birra la sera con gli studenti di tutto il mondo e divertirsi. Allora, l'esperienza dei 6 mesi all'estero, anche nell'ambito europeo del progetto Erasmus, è molto importante, però chiaramente meno significativa rispetto alla doppia laurea, dove si acquisisce il titolo di laurea presso l'università straniera e dove si vive un'esperienza veramente immersiva, si deve fare il progetto finale, la tesi, quindi si lavora in stretto contatto con l'università e si diventa studenti regolari dell'università in cui si va a stare, non il visiting student di 6 mesi con crediti liberi. Quindi sono qui adesso, perché vi dite, ma perché questo signore viene qua a maggio a raccontarci queste cose? Perché per fare un progetto importante di periodo di mobilità all'estero, voi dovrete fare domanda a Natale di quest'anno. Quindi Natale di quest'anno è tra 6-7 mesi, quindi il bando verrà aperto a dicembre e ovviamente dovrete considerare questa opportunità con anticipo. Allora, ve ne parlo già adesso in modo che possiate valutare questa opportunità e io vi racconto quali sedi e quali destinazioni sono disponibili quest'anno per voi. Conoscete già un po' il meccanismo? Allora, questa è una sessione, è un teaser, è una preview. Vi raccomando di andare a vedere i bandi chiusi passati per vedere come funziona, tutti i meccanismi amministrativi. Quindi io vi sto raccontando solo l'aspetto accademico e le opportunità di studio. Tutto il meccanismo amministrativo col quale potete vincere la posizione, come classificarvi in graduatoria, come essere i migliori per accedere a queste posizioni perché sono ambite, questo è in dubbio, quindi all'estero va chi è in gamba. Come ci va? Cosa vuol dire essere in gamba per il Politecnico? C'è una questione numerica, quindi contano i voti. E allora si va sostanzialmente con il voto, con la media del voto della laurea di primo livello. Perché quando voi farete domanda a dicembre, per partire nel secondo anno di laurea a fare un progetto di doppia laurea, non avrete neanche un esame dato del primo semestre della laurea magistrale. E quindi conta il voto con cui uscite da questi 3 anni. I migliori hanno diritto di scelta della destinazione.
e le destinazioni più ambite sono di solito le doppie lauree e via via le esperienze più significative nelle università migliori. Con questo gioco del risico vedete le destinazioni dove potreste andare a fare i vostri studi nella laurea magistrale. La gran parte sono in Europa perché esiste lo scambio Erasmus, ma abbiamo anche degli accordi extra UE, in particolare nelle Americhe, e stiamo introducendo anche qualche sede in altre parti del mondo. Sì, queste due sono arrivate dopo perché sono più recenti, non le ho aggiornate, sono Mosca e Montreal, l'Università del Quebec a Montreal. Parto dalle doppie lauree, double degrees. Cosa sono le doppie lauree? Primo anno a Torino, secondo anno più tesi presso l'università ospitante. Facendo il secondo anno presso l'università ospitante, vi laureate, discutete la tesi presso l'università ospitante, al rientro vi riconosciamo i crediti sostenuti nel secondo anno e vi diamo la laurea anche al Politecnico di Torino in Ingegneria Gestionale o Engineering and Management, a seconda che vi iscriviate al percorso in inglese o al percorso in lingua italiana. Le destinazioni sono Grenoble, Lyon, Terrassa, Barcellona, una città a 30 km, è uno dei campus dell'Università Politecnica di Catalunya. Poi abbiamo due università in Sud America, una a Santiago del Cile, che è la Adolfo Ibáñez, e poi l'Istituto Tecnologico di Buenos Aires. Poi abbiamo due progetti speciali, una a Boston e una a Columbia University di New York, e poi abbiamo non proprio una doppia laurea, c'è un pallino lì dietro, non una doppia laurea, abbiamo un anno intero presso l'University of Quebec at Montreal. Queste sono le posizioni, tre a Barcellona con tre borse, quindi la slash vuol dire quante posizioni ci sono e quante borse disponibili ci sono. Di solito tutte le posizioni sono coperte con borse, così non avviene a Columbia e a Boston, nei progetti speciali. Vi racconterò poi perché sono speciali. Quindi il meccanismo di tutti i double degree europei, quindi UPC, Università Politecnica di Catalunya, in Salione e Grenoble, sono tre università eccellenti. In Salione top ranked, grande col francese, UPC insieme a UPM che è di Madrid come ranking è la migliore università spagnola. Non abbiamo potuto inserire università inglesi per tantissimi motivi che potete anche conoscere, che sono di attualità. Lo schema prevede il primo anno a Torino con 56 crediti, secondo anno presso la Host University con 60 crediti circa, più tesi da 16 o 20 crediti da fare presso l'università ospitante con la co-supervisione del docente locale e di un docente del Politecnico di Torino. Reciprocità delle tasse, quindi pagate le tasse solo a Torino, non presso l'università ospitante. Continuate a pagare la vostra carriera, caricare il vostro learning agreement, il vostro carico didattico a Torino, pagate le tasse a Torino. Avete un semestre in più, dura 2 anni e mezzo anziché 2 anni, quindi la laurea magistrale si prende con 120 crediti, inclusi 16 crediti di tesi, quindi avreste 104 crediti di esami più 16 di tesi. Quando fate una doppia laurea fate 116 di esami, perché sono 56 più 60 circa, più la tesi. Quindi fate dai 116 ai 120 di esami, perché all'estero magari non fate esattamente 60 crediti, magari ne fate 64, qualcuno in più, perché dovete farne almeno 60. Data la modularità dei corsi, potrebbe anche essere richiesto di farne qualcuno in più dei 60. Quindi c'è uno sforzo aggiuntivo che di solito si caratterizza nel semestre aggiuntivo per svolgere il progetto finale di tesi, di laurea magistrale. Buenos Aires, due posizioni, anche qui reciprocità delle tasse, in questo caso vi inserireste con un ciclo unico, che a Buenos Aires dura 6 anni, e quindi vi inserite negli ultimi 2 anni. Secondo questo schema, il primo anno a Torino, il secondo presso ITBA e il semestre di tesi, quindi 1 anno e mezzo a Buenos Aires. Santiago del Cile, stessa cosa, simile, reciprocità delle tasse. Invece veniamo ai due progetti speciali. Il primo è a Columbia, Columbia University, campus metropolitano di New York. 3 posizioni annue, una sola borsa premiale da 10.000 euro. Prego. Nel senso che c'è una linea guida, c'è un programma di studio indicativo da rispettare come linea guida, ma con l'advisor locale
il supervisore outgoing del nostro, che in questo caso per il nostro è la professoressa extra Colombelli, si può modificare in funzione delle proprie attitudini e aspettative. Essendo una doppia laurea, al rientro dobbiamo riconoscere i crediti, quindi ci vuole un minimo di equivalenza ministeriale, perché vi rilasciamo un titolo a Torino, quindi abbiamo una composizione, voi forse non lo sapete, ma di corsi di un settore scientifico, corsi di un altro settore scientifico, devono essere più o meno bilanciati. Quindi nell'ambito del possibile c'è un po' di flessibilità, ma una linea guida è da seguire. Tre posizioni, quindi schema Torino 56 crediti, poi si parte, si fanno 27 crediti americani a Columbia, più la tesi. Columbia University è un'università molto cara, quindi voi dovrete pagarvi le spese per sostenere l'anno presso Columbia University. Il progetto è speciale perché non richiede un anno e mezzo, ma a Columbia in un anno solo riuscite a dare tutti i corsi più la tesi inclusa, vuol dire che per luglio siete laureati. Potete rientrare. A luglio siete laureati anche in Italia e vi diamo il titolo, a meno di non avere qualche esame indietro del primo anno quando siete partiti, perché vi lasciamo partire con 48 crediti, vuol dire che potreste lasciarvi dietro un esame, rientrare poi il secondo anno, alla fine del secondo anno tornare dopo che vi siete laureati negli Stati Uniti e venire. Non lo suggeriamo perché il progetto è speciale, vi consente poi di lavorare negli Stati Uniti. Quando vi laureate con un Master of Science negli Stati Uniti avete diritto, avete un visa, avete un visto che vi consente di stare un ulteriore anno per cercare lavoro negli Stati Uniti e lavorare presso un'azienda americana, che è un'occasione abbastanza unica. La pagate molto cara perché le spese, adesso poi ve lo dico indicativamente, compreso living expenses, tutto quanto, si stima una spesa per tutto l'anno di $70,000. Comprese le tuition fees, il Politecnico di Torino vi dà 10.000 euro, che è una borsa premiale aggiuntiva rispetto alle altre destinazioni. Tutte le altre destinazioni extra UE prevedono 550 euro al mese di borsa Politecnico di Torino. Le destinazioni Erasmus prevedono circa Europa, circa 450 euro, parzialmente Politecnico, parzialmente Comunità Europea. La borsa è per merito, però leggete i bandi, tutte le parti amministrative, non vi racconto niente oggi, andate a guardare il bando, non conta il reddito. La borsa Erasmus, la Comunità Europea la eroga a prescindere dal reddito, conta il merito. Quindi tutti possono avere accesso alla borsa. 550 all'estero la dà il Politecnico di Torino, 450 la dà, il Politecnico di Torino la integra, perché quella europea sarebbe solo di 300 euro al mese. Il Politecnico la incentiva con le vostre tasse, voi pagate le tasse universitarie, le usiamo per incentivare queste borse. Quest'anno mandiamo i nostri primi tre studenti a Columbia University perché il progetto è attivo da quest'anno, quindi eventualmente voi saresti i secondi a partire, no, i terzi, voi saresti i terzi a partire, perché stiamo mandando i primi, ci sono i primi, partono i secondi, voi saresti i terzi. Requisiti molto stringenti, molto alti, si suggerisce ci vuole un IELTS di 7, anche se 6,5 potrebbe essere accettabile, nel senso che Columbia non ha un'asticella fissa, ha un'asticella mobile e variabile in funzione delle applications che le arrivano da tutto il mondo in quell'anno. Ci sono degli anni in cui le persone molto in gambe, molto brave, fanno application, all'asticella sale, degli anni un po' più bassa. Quindi noi nel nostro bando diremo che basta un IELTS 6,5, ma quest'anno sono partiti tutti e tre col 7. Perché il 6,5 non era abbastanza, l'università gli ha chiesto di rifare l'IELTS e di arrivare a 7. Ci vuole il GRE anche abbastanza elevato, quindi bisogna prepararlo. Questo è il motivo in base al quale vi sto dicendo già adesso queste cose, per cui se avete voglia di partire per andare a fare i progetti speciali dovete iniziare a studiare per il GRE e per un IELTS 7. Prego, c'era una domanda? Sì, 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 ci sono tutte le equivalenze. Sia sul nostro sito, basta andare a studiare all'estero, le vedete, e però nel caso di Columbia University, siccome l'ultimo diritto di scelta ce l'hanno loro, noi facciamo la preselezione, vai anche a vedere cosa dice Columbia, delle equivalenze Cambridge. Quindi sono asticelle mobili, qui c'è un'indicazione di quale potrebbe essere il riferimento. Boston University, allora, torno indietro. Tutti i programmi di doppia laurea che vi ho mostrato danno una doppia laurea in ingegneria industriale o ingegneria gestionale. Per esempio a Lione prendereste una laurea in ingegneria industriale, Génie industriel in Francia. Tutti i corsi sono in inglese, in tutte le sedi che vi ho illustrato. Quindi non avrete bisogno per le doppie lauree di imparare la lingua locale.
A Santiago del Cile, a Buenos Aires, alcuni corsi sono in spagnolo, cioè l'offerta è mista. E le lauree di Santiago del Cile in ingegneria industriale, così come di Buenos Aires. Invece a Barcellona e a Grenoble è ingegneria gestionale. A Columbia potrete scegliere delle cosiddette, si chiamano concentrations, di fatto potreste scegliere se fare un Master of Science in Operations Research o in Industrial Engineering. A Boston potreste scegliere o un Master of Science in Administrative Studies oppure in Project Management. Quindi i progetti speciali vi danno una declinazione un po' diversa della vostra doppia laurea. Vi laureereste con una laurea in ingegneria gestionale in Italia e una laurea in Operations Research, per esempio. Con delle concentrations più di finanza, anche loro hanno gli orientamenti, questi potrete sceglierli. Questo è l'esempio della linea guida del piano di studi a Boston. La Boston University propone 15, tre posizioni, abbiamo tre posizioni, 64 crediti da fare a Torino perché c'è bisogno di una conversione maggiore, quindi dovrete fare attenzione di mettere un corso in più al primo anno di laurea magistrale a Torino, che di solito lo standard sono 56. Quindi ne avrete bisogno di uno in più. Anche in questo caso c'è una borsa premiale di 10.000 euro del Politecnico di Torino, ma le tuition fees sono leggermente meno care che a Columbia, ma Boston è altrettanto cara quanto New York per vivere, quindi mettete in conto una spesa indicativa di 70-80 mila dollari complessivi per l'anno, l'anno e mezzo da trascorrere, all'estero. Quindi questa è la strada. Ah, mi sono dimenticato una cosa, non l'ho messa. Scusate, l'altro progetto di doppia laurea per cui partono i primi studenti adesso, quest'anno a settembre, è la Higher School of Economics di Mosca, dove andreste a fare una. Andate, se prendete queste borse, sono tre posizioni per una doppia laurea, non ingegneria gestionale, ma adesso poi ve lo trovo. In amministrazione aziendale, perché è una scuola di economia e management. A Mosca anche in questo caso non c'è reciprocità delle tasse, ma le tasse universitarie a Mosca sono molto più basse, sono intorno ai 4.000 euro. E anche le living expenses sono molto più basse, e poi l'università vi dà diritto a un dormitorio studentesco molto economico, la Higher School of Economics, nonostante sia nel pieno centro di Mosca, vicino alla Piazza Rossa. E programma in inglese presso la più prestigiosa università privata russa. Partono tre studenti quest'anno per questa occasione. Devo aggiornare le slide, scusatemi se non l'ho introdotto. Invece, per quanto riguarda i semestri liberi, ormai credo sia tardi per voi, però avreste avuto la possibilità di andare a Darmstadt, a Karlsruhe, a Barcellona, a Tampere, in Portogallo, a Beira oppure a ISEP, all'Istituto Politecnico di Porto. Sono poche posizioni per la laurea di primo livello, mentre invece semestri liberi, un semestre di crediti liberi, sono disponibili in varie destinazioni per la laurea magistrale. Quindi iniziate a pensarci, se vi interessa questa opzione secondaria, che è comunque sempre una buona opzione, potreste andare in Belgio all'Università di Ghent, dove abbiamo, mi pare, due posizioni semestrali, ad Aachen. Ecco, le sedi tedesche richiedono il tedesco e coloro che conoscono il tedesco sono veramente avvantaggiati su quelle sedi perché non sono molto ambite. Quindi in graduatoria, anche se non siete eccellenti nei voti, magari finite in fondo alla graduatoria, ma riuscite a trovare posto in Germania. Quindi la strada del tedesco potrebbe essere una strada, ma guardate i requisiti linguistici di tedesco del Goethe perché sono abbastanza alti. Darmstadt, Karlsruhe, poi abbiamo posti, no, questo è da aggiornare, abbiamo tolto il posto semestrale a Terrassa, l'abbiamo messo nel campus centrale di Barcellona, una posizione semestrale. Valencia, Grenoble, l'Università de Lorraine, la sede è a, non ricordo mai. E poi abbiamo l'unica posizione annuale, insieme a quella canadese, all'École nationale des ponts et chaussées a Parigi, mentre invece un semestre all'École nationale supérieure d'art et métier. Poi abbiamo Delft, Eindhoven, in Olanda,
due ottime posizioni, ottimi programmi, ottime sedi, Linköping e poi KTH, una sola posizione a Stoccolma. Infine abbiamo le borse extra UE che includono Australia, Brasile, Cile, Colombia e Malesia. Qual è il problema delle borse extra UE? Che mentre le borse, le posizioni europee e le doppie lauree sono riservate agli studenti di laurea del corso, quindi solo per voi, per gli ingegneri gestionali, le borse extra UE sono condivise con altri corsi di laurea e altri studenti. E gli studenti degli altri corsi di laurea hanno i voti migliori dei vostri e quindi ve le rubano quasi tutte. Allora, solo gli studenti veramente eccellenti, solo i gestionali veramente eccellenti, perché bisogna avere la media del 28, uscire di qua con una media molto alta dalla laurea di primo livello, quindi pochi di voi possono e riescono a catturare le sedi extra UE, perché sono delle sedi di Ateneo molto spesso. Esistono due bandi, quello importante è il bando invernale, di solito viene pubblicato intorno alle primi, entro la metà di dicembre, con una deadline intorno alla metà di gennaio. Quindi dovete prepararvi. Per chi di voi quindi sarà qui l'anno prossimo, pronto e frequentante i corsi di laurea magistrale, io verrò a trovarvi di nuovo per raccontarvi qualcosa un po' più nel dettaglio delle varie sedi, intorno a novembre. Però questo breve incontro per me era importante perché vi consente già di valutare qualcosa. Esiste anche un bando estivo che sarà pubblicato tra poco, che bandisce le posizioni che sono state lasciate vacanti. È di solito un bando molto magro, perché no, potete tentarlo. Eventualmente, se ancora non avete completato la laurea di primo livello, avete l'opzione di partire e andare a fare il secondo semestre del prossimo anno, quindi da febbraio. Però mi auguro che voi siete tutti laureati per marzo dell'anno prossimo, non ancora, va bene, perché il professor Corno è troppo severo. Allora, questo per dirvi solo in conclusione, iniziate a pensarci, leggete i bandi degli scorsi anni, in particolare l'ultimo, chiuso il bando invernale dello scorso anno, e se proprio non ne potete fare a meno, provate a contattarmi, ma con estrema cautela. Prego. Leggetevi il bando. Penso che sia già possibile fare application sul bando invernale di dicembre. Perché voi già, quando è che caricate l'overbooking e quindi entrate e vi immatricolate poi? A marzo? Lo fate già prima? A settembre. Quindi questo vi dà diritto già di fare domanda, perché poi da marzo sarete studenti della laurea magistrale. E voi, facendo domanda a dicembre, partirete poi a settembre dell'anno dopo, per il secondo anno, ad agosto o settembre dell'anno successivo. O addirittura, per il periodo annuale o la doppia laurea, addirittura a febbraio dell'anno dopo, quindi un anno dopo la domanda. Quindi voi dovete fare la domanda un anno prima di partire, per partire in Erasmus un semestre. Perché molto spesso il periodo di, se sceglierete solo un semestre, molto probabilmente andrete a fare il secondo semestre del secondo anno, ma ahimè dovete fare domanda al dicembre del primo semestre del primo, con un anno di delay. Ecco perché è bene fare una pianificazione di molto lungo termine. Altre domande? Grazie Fulvio, buona lezione, scusate, grazie.